Credo si siano visto delle buone cose, credo che si sia visto un bellissimo gruppo, mi sembra che abbiano reagito, non so cos'è uscito lì fuori, ma io credo che sotto un certo punto di vista si sia vista una squadra che aveva voglia di giocare, che aveva voglia di divertirsi come aveva chiesto l'allenatore. E già il fatto che rispondano all'allenatore secondo me è una bella notizia. Quindi Roberto Mancini è l'uomo giusto secondo te? Io lo penso da un po'. Poi dovremmo aspettare un pochino, però credo che sotto quell'aspetto non ci siano tanti dubbi. Credo che la figura da scegliere fosse quella simile a Roberto, se non Roberto stesso. E il fatto di averlo, di essere riusciti a convincerlo a venire, e sinceramente non c'era tanto, non ho dovuto impegnarmi tanto, perché ho visto un grandissimo entusiasmo che mi sembra che abbia trasferito i ragazzi. Balotelli quanto è importante per questa nazionale? Ma no, potrebbe essere molto importante se riuscisse veramente a concentrare un pochino più le forze in una direzione. Io credo che però intorno ci siano veramente giocatori di uno spessore tale che forse noi facciamo un pochino fatica a riconoscere. E mi riferisco a due che potrebbero essere nell'Under 21, in realtà sono lì con loro, e quindi a Federico Chiesa e a Pellegrini. Credo che quei due ragazzi siano veramente, cioè sono, nei giorni che sono stati con loro, sono quelli che mi hanno sorpreso di più. Perché Balotelli si è inserito benissimo facendo gruppo ed è stato veramente uno di quelli che animava il gruppo anche nelle cene. Ma sul campo io credo che Balotelli non sia stata una sorpresa, devo dire che Pellegrini e Chiesa sono veramente, mi fanno sognare. Come si ragiona sui prossimi due anni? Al prossimo impegno ovviamente che sono gli europei, cioè l'Italia dovrà recitare già subito il ruolo da protagonista, oppure ci si dice serve tempo, tanto tempo per tornare ad essere grandi? No, io credo che si debba anche ragionare sul breve. Credo che gli europei 20 e 20 siano un passo importante per la nazionale italiana, l'abbiamo chiesto a Mancini, credo che tutto il paese lo chieda, credo che si debbano cominciare a fare risultati dopo questa eliminazione. Credo non ci siano dubbi. È chiaro che se riuscissimo anche a far tornare il nostro movimento in una certa direzione sarebbe meglio, però ripeto, i risultati delle nostre nazionali giovanili fanno ben sperare. Si è fatto il nome di Bernardo Corradi come possibile candidato alla presidenza FIGC, tu che ne pensi? Ma io conosco Bernardo abbastanza bene, visto che negli ultimi mesi siamo stati vicini, sono stato con lui anche sul campo in Inghilterra durante gli European Under 17, è un uomo di spessore. E credo che nel calcio profili che possano ricoprire quella carica non ce ne siano tanti, di ex atleti, nel CONI l'abbiamo trovato con Carlo Mornati che secondo me è un fenomeno e secondo me Bernardo, se riuscisse a fare un piccolo percorso, potrebbe essere la persona giusta. La Francia è una di quelle partite, anche se un'amichevole, comunque contro un avversario di livello, una partita vera. Altro che. Affrontiamo una delle squadre più forti al mondo, si sta preparando per questi mondiali e ripeto sarà una grande prova perché affrontiamo ottimi giocatori, fantastici giocatori, però queste, ripeto, secondo me sono le partite che ci fanno crescere. Noi non possiamo evitare di andare allo scontro contro i più forti perché noi dobbiamo arrivare lì e quindi dobbiamo affrontarle e prenderle con il giusto impegno.